Torniamo in studio e parliamo di Tacca Dancer, ovvero il festival 2012 dedicato a Gorni Kramer e condotto da Michele Marini al clarinetto e Daniele Donadelli alla fisarmonica. Due appuntamenti questa sera e domani. Doppio appuntamento valtarese per il festival Tacca Dancer, quando la trasgressione era ballare abbracciati, che questa sera e domani proporrà due concerti imperdibili in altrettanti contesti suggestivi. Il primo, il Castello di Compiano, dove andrà in scena omaggio a Gorni Kramer di Michele Marini e Daniele Donadelli. Uno spettacolo che renderà ancora più magica la fortezza compianese, che dalle 21:30 sarà avvolta dall'arte di due fuori classe della musica che presenteranno un concerto ideato per ricordare Gorni Kramer. Michele Marini al clarinetto e Daniele Donadelli alla fisarmonica proporranno una rivisitazione del repertorio di questo prolifico artista, autore di innumerevoli canzoni rese famose da personaggi come Natalino Otto, Alberto Rabagliati e i componenti del trio Lescano, solo per citarne alcuni. I giovani maestri offriranno al pubblico una interpretazione fresca ed originale della produzione dell'importante fisarmonicista mantovano, volta ad esaltare il suo ruolo di anello fondamentale della nostra storia musicale come artista eclettico che ha contribuito a legare il mondo indissolubile, i nostri valzer, al primo jazz e alla canzone degli anni 30 e 40. Da non perdere anche l'appuntamento di domani al Museo dell'Emigrante di Tarsogno, dove dalle 17 si rivivrà la tradizione dei 100 violini, una delle più belle storie musicali attualmente documentate nella provincia di Reggio Emilia. L'omaggio porterà la firma dei violini di Santa Vittoria, ensemble nato una decina di anni fa in seguito ad un approfondito lavoro di recupero coordinato dall'associazione Sherazade. Lo studio si focalizza in particolare sul movimento che già all'inizio del XIX secolo si sviluppò nelle terre tra Reggio Emilia, Parma e Mantova. È sicuramente un evento molto importante che si va a inquadrare dentro la manifestazione Il tempo si è fermato, dove verranno riscoperti gli antichi mestieri, gli antichi sapori e anche tre mostre interessanti, una di pittura di artisti della Valtaro, una legata ai giochi di una volta e una legata alla ricerca storica rispetto agli aerei della nostra guerra che un ragazzo Sabini di Tarsogno ha realizzato in questi anni. Quindi domenica pomeriggio dalle 16 in poi all'interno dell'area del Museo dell'Emigrante, grande momento culturale e musicale di un evento che per il nostro territorio è sicuramente un evento straordinario e importante, perché questi gruppo di violinisti sono un gruppo internazionale di grande prestigio e ancora una volta si esibiscono nel territorio italiano. Quindi un pomeriggio molto importante di musica e anche di tradizioni alla scoperta proprio di tutte le tradizioni del nostro territorio valtarese. 31esima festa dell'emigrante e delle genti del Valceno a Bardi, lunedì prossimo 13 agosto. Il programma prevede l'inizio alle ore 16 con uno spazio bimbi in piazza, mentre alle 16:30 sotto i portici del teatro Maria Luigia verrà presentato il libro di Serena Previ Io, te e i panni stesi ed altre pubblicazioni, con la presentazione di libri di interesse locale e in più ci sarà una recita di poesie dialettali. Alle 19 cena in piazza e dalle 21 ballo con l'orchestra di Luca Cordani, in più ci sarà l'albero della cuccagna e alle 24 botto finale. Una grande festa che si realizza ogni anno in collaborazione con Avis, Assistenza Pubblica e Pro Loco, da non perdere. Domani è lunedì 13, invece a Carniglia di Bedonia si tiene la 22esima edizione del Campanile d'Oro. Domani cena e serata danzante con l'orchestra Ziglioli, ospite Stefano Del Nevo. Lunedì cena e poi serata in musica con l'orchestra di Paolo Bertoli. La parrocchia di Albareto organizza una serie di appuntamenti per la solennità della Madonna Assunta, si tratta della festa patronale. Il prossimo 14 agosto, vigilia della festa, alle 20:30 ci sarà la Santa Messa celebrata da Monsignor Giovanni Santucci, vescovo della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli. I canti saranno eseguiti dal coro parrocchiale di Albareto, mentre alle 21 ci sarà la fiaccolata per le vie del paese con la statua della Madonna. Sono tutti ovviamente invitati a partecipare. In particolar modo i giovani della parrocchia. Dopo la funzione si terrà un rinfresco sul piazzale della chiesa. La festa proseguirà poi anche nelle giornate del 15 e 16 di agosto. In occasione della festa sarà allestita la pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto a favore delle opere parrocchiali. Però nei prossimi giorni vedremo anche il dettaglio per gli appuntamenti del 15 e del 16. Ma adesso ci occupiamo di sport, perché il comune di Bedonia ha deciso di realizzare una scultura
struttura in pietra di Carniglia che raffigura lo stemma della società di calcio, la Sampdoria Calcio, e donarla agli allievi che hanno vinto lo scudetto nazionale. Lo stemma della società calcistica della Sampdoria, riprodotto in una scultura realizzata con la pietra di Carniglia e donata alla squadra degli allievi, vincitori dello scudetto 2011-2012. Un piccolo ma significativo gesto con il quale il comune di Bedonia ha voluto festeggiare il prestigioso risultato ottenuto da questi talentuosi giovani atleti. Il nostro augurio che va agli allievi, ma va a tutta la Sampdoria, la società in generale, è stato quello di complimentarsi per la stagione appena trascorsa, l'augurio di ottenere gli stessi risultati per la nuova stagione, e proprio questo dono l'abbiamo voluto fare per testimoniare il legame inciso nel sasso tra la comunità di Bedonia e la Sampdoria. Abbiamo donato questa cosa al responsabile del settore giovanile Giovanni Vernizzi, con la preghiera di portarlo al presidente Garrone, in modo che possa essere posto sulla scrivania del presidente come ricordo della comunità di Bedonia. Un rapporto, quello tra la comunità di Bedonia e Sampdoria Calcio, che dura da ben 8 anni ormai e che questo gesto ha rinsaldato ancora di più. Io nel 2006 sono uscito dalla Sampdoria dopo 2 anni che avevo fatto ad inizio stagione qua a Bedonia. Mi sono ritrovato dopo 6 anni a rientrare e ritornare a Bedonia, quindi vuol dire che il connubio funziona, vuol dire che la Sampdoria quando viene qua sta bene e ci vuole ritornare sempre. In questa occasione ci sono gli allievi nazionali che stanno facendo la preparazione, un momento importante dove si prova a cementare il gruppo, a iniziare a formare le basi per quello che poi sarà una stagione importante per ragazzi di 15-16 anni che provano a inseguire un sogno che è quello di diventare calciatori, però hanno l'obbligo insieme a noi a provare a diventare degli uomini con dei valori morali importanti, e penso che un posto come questo ad inizio stagione ti può dare le basi anche per quello che ho detto. Per il resto grazie ancora a tutto il paese di Bedonia, nella persona del sindaco, di tutti i suoi collaboratori e di tutti i cittadini. Il meteo di domani, domenica 12 agosto, avremo irregolarmente nuvoloso per nubi alte e stratificate, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, valori tra 17 e 19 gradi, le massime in lieve diminuzione con valori tra 27 e 30 gradi, venti saranno deboli o moderati. E con questo è tutto, io vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica, torniamo lunedì sera con il TG di RTA. Arrivederci.